con un torneo delle partite di calcio, lo sport che unisce, lo sport che ci fa divertire e che ci mette insieme. Fra i suoi valori più significativi c'erano quelli dell'amicizia, ovviamente era un, diciamo, uno dei temi anche delle feste natalizie, di queste scene molto affollate e molto partecipate che lui faceva. E oggi io vedo in questa sala tanti amici, c'è la Rovinella che rappresento, ma diciamo, la sua amicizia con Roberto Vannacci, tra l'altro anche da sponde politiche contrapposte, ma è un fatto che si ricorda, un'amicizia veramente fratesca. C'è l'Affrico che partecipa, è la società dove lui ha fatto il consigliere, e oggi noi siamo anche contenti e onorati di proseguire questo rapporto d'amicizia attraverso i rapporti con Valeria e con Luca, che sono rapporti, diciamo, che ci uniscono da un punto di vista dei valori e anche della lealtà, della competizione sportiva. C'è Rio Marina, che come si sa è la città dove il paese, dove lui ha fatto il sindaco per 9 anni, per 10 anni, dove la Rio Marina, il Babbo Riposa, ha scelto questo luogo per, diciamo, per l'eterno riposo, per starci per sempre. A questa isola, a questo paese, ha dedicato una parte significativa della propria vita, quindi per noi è un onore e un piacere avere qui la squadra del Rio Marina. Anche questo legame forte di amicizia, c'è l'amicizia con Innocenzo Mazzini, che è un'amicizia decennale. C'è un'amicizia nostra di Paolo e io con la Lastrigiana, con Samuele Mignolini, è un'amicizia che è cresciuta molto negli ultimi anni, e quindi siamo contenti che ci sia qui anche la Lastrigiana. C'è poi un tema di amicizia forte con il mondo degli arbitri. Lui era uno degli organizzatori del trofeo Zoli, che era appunto, che parlava e esprimeva il significato della figura dell'arbitro. Per lui gli arbitri erano, l'arbitro era una figura molto significativa anche da un punto di vista formativo per i ragazzi, perché il fatto di dover anche accettare una decisione non giusta, o il fatto di rispettare l'arbitro e dover rispettare la regola, era un elemento molto significativo nella formazione di un giovane calciatore. Lui vedeva lo sport, il calcio, come strumento formativo, educativo, in modo così forte, la figura dell'arbitro era per lui qualcosa di veramente importante. Affermare la necessità del rispetto anche nei confronti degli arbitri, anche per alcuni ultimi episodi accaduti, quindi è molto importante che i giovani imparino a rispettare la regola, e rispettare la regola anche a chi la fa applicare. Poi io vorrei ringraziare un'altra amica di sempre, Luciana Saturni, insieme a Stefano Carastroni, ha organizzato questa bellissima manifestazione. Luciana ha rappresentato qualcosa nella vita del Babbo, nella vita professionale, perché è stata accanto a lui, insieme a lui, per tanti anni, per tanti bellissimi anni. E saluto con gioia anche la partecipazione di Un Calcio per Tutti Onlus, perché esprime un valore meraviglioso nel mondo del calcio e dello sport, cioè il fatto che veramente si possa fare sport sempre e qualunque situazione. Questa iniziativa è veramente qualcosa di molto bello. Quindi complimenti all'organizzatrice di questa iniziativa. E quindi anche io vi ringrazio veramente di cuore, ringrazio ovviamente la Rondinella, l'Africo, Rio Marina e la Lastrigiana, ma anche tutti i dirigenti federali, in particolare cito per tutti Paolo Mangini, il nostro presidente regionale, e un grazie particolare anche a Tiziano Reni, che è il nostro selezionatore degli arbitri toscano, no? Presidente, come quindi grazie davvero e grazie di essere qui. Grazie Lorenzo, parola a Paolo.
Paolo Bosi. Hai ringraziato tutti, quindi adesso. Allora, no, dunque, intanto è bello che ci sia qui il mondo dei dilettanti. Il nostro padre era una persona molto legata allo sport, molto legata alle società sportive, ai dilettanti. Nella sua azione politica ricordava sempre con grande orgoglio i grandi lavori fatti per la riqualificazione degli impianti sportivi a Firenze, ma anche a Rio Marina, che reputava diciamo, il mezzo fondamentale con il quale poi dopo le società sportive ponevano la loro azione. E abbiamo deciso di fare questo torneo con i dilettanti e di farlo in questo periodo perché il Memorial Zoli era un torneo che vedeva la sua conclusione, la finale, proprio in questi giorni. Quindi il 26 di dicembre si giocava proprio a Coverciano la finale e era un po' un momento particolare, era un momento dove fuggivamo di casa dalle festività natalizie per poche ore per trovarsi qui a Coverciano nella casa del calcio per vedere delle belle partite, ma soprattutto per farci gli auguri, per stare insieme con gli addetti ai lavori, con gli amici. Quindi era un momento particolare che suscitava emozioni belle. Allora abbiamo deciso proprio di replicare queste date non soltanto perché il calendario è favorevole, ma perché c'è un'atmosfera particolare molto bella. Ringrazio il direttore Francini, che tutte le volte è molto disponibile, ci mette a disposizione questa splendida struttura e quindi questo, diciamo, è il ricordo più bello e il motivo per il quale ci troviamo qua in prossimità delle feste. Quindi colgo l'occasione per ringraziarvi, per farvi i migliori auguri per un 2024 pieno di vittorie, di salute e di pace a tutti quanti. Grazie. Grazie Paolo. Parola a Paolo Maggiori, Presidente Comitato Regionale Toscana FIGC. Sì, grazie, buonasera a tutti. Grazie Lorenzo e Paolo per aver nuovamente organizzato questo torneo, che appunto veniva ricordato, che vuole in qualche modo ricordare il vostro padre, ma anche una figura pubblica di grande espressione, diceva prima chi l'ha presentato, grande uomo grande maestro di vita, uomo di sport, è vero, perché nella sua attività è stata un'attività direi molto articolata. Ha fatto l'assessore allo sport del Comune di Firenze, ha fatto il dirigente sportivo, l'organizzatore sportivo, si è impegnato, io lo ricordo, ero giovane ovviamente, però lo ricordo molto bene, da assessore allo sport molto attento, una problematica che purtroppo, devo dire, tutti questi anni non è che abbia avuto grande sviluppo, quello dell'impiantistica, veniva ricordato prima la sua attività, affinché i nostri impianti fossero impianti idonei per l'attività soprattutto dell'impiantistica. Gli impianti sono fondamentali affinché la nostra attività possa svolgersi nel migliore dei modi. Quindi è stata una persona che ha in qualche modo anticipato, purtroppo non ha potuto poi risolvere il problema, ha anticipato quello che è tuttora un grosso problema e un tema all'ordine del giorno. Tanti amici sono pensati. E noi abbiamo con grande piacere, anche per i motivi che ricordava Paolo, dato il nostro patrocinio, il nostro supporto all'organizzazione, perché come prima il torneo Zoli si svolgeva in questo periodo ed era un torneo che in qualche modo, come dire, coinvolgeva rappresentative, coinvolgeva società sempre della nostra provincia, ma era fatto in un periodo particolare, in un periodo che in qualche modo poi favorisce anche, questo dovrebbe esserlo sempre, i rapporti di amicizia, di condivisione che sono stati quelli di ora. Oggi è stata una grande giornata di festa, una grande giornata di amicizia. C'è una partecipazione veramente, io la definirei straordinaria, di Rio Marina, perché Rio Marina già per il fatto
di venire da Rio Marina, io so bene, anche se lo so da un punto di vista organizzativo, il Presidente forse e gli altri amici di Rio Marina lo sanno anche da un punto di vista operativo, so bene quanto sia difficile, quante siano le richieste che molte società dell'Elba ci fanno e noi cerchiamo di esaudire per muoversi e fare sport. Quindi il fatto che Rio Marina sia qui vuol dire proprio l'attenzione e la riconoscenza a quello che anche Bosi aveva fatto per l'isola e soprattutto per il vostro comune. Quindi penso che oggi siamo state messe insieme tante, tanti valori, tante, diciamo, direi anche bellezze, no? Come l'amicizia, la stare insieme, il fatto di essersi impegnati per tante attività. Quindi è veramente un nostro mio piacere essere qui. E ovviamente noi speriamo che questo torneo, ovviamente non credo che ci si tenga qui, anzi credo che vada in qualche modo sviluppato ancora con più forza che gli anni passati, quindi che sia un momento di ritrovo per tutti e un momento in cui il ricordo del Presidente Bosi e dei valori che in qualche modo ha promosso nella sua attività, tutti ci si ritrovi e tutti ci possa fare, oltre che agli auguri, anche un modo migliore per stare insieme. Volevo salutare anche la signora Marina, che è presente qui e che veramente segue con passione quelle sono iniziative che riguardano appunto suo marito. Quindi a tutti io vorrei fare un grande saluto, un grande augurio di buon anno, credo che tutti noi ne abbiamo bisogno. Quindi grazie a tutti. Buonasera a tutti. Grazie alla famiglia Bosi per l'invito, grazie al comitato per la collaborazione, sempre pensare anche a noi come parte attiva del movimento calcio, perché alla fine gli arbitri, volente o no, ci sono e bisogna sopportarli. A me piace pensarla così, piace pensare che la componente arbitra sia, e mi è piaciuto molto il tuo intervento, Lorenzo, quando hai parlato di Francesco Bosi, che io non ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, signora, ma sicuramente è stato, da quello che descrivono tutti, una grandissima persona di sport e un grande uomo. Era un uomo di regole, un uomo che rispettava le regole, un uomo al quale piaceva le regole. Ecco, oggi la figura dell'arbitro è una figura che racchiude tanti valori insieme, che dovrebbe racchiudere tanti valori. Il nostro contributo oggi è portare qua cinque ragazzi e una ragazza. Il nostro piccolo contributo è questo, essere partecipi a questo evento, a questa festa. Oggi la figura dell'arbitro racchiude molti valori. Io credo che i più importanti forse si possono riassumere in rispetto delle regole, nella cultura della vittoria e soprattutto nella cultura della sconfitta, che oggi non è sempre così frequente nel pensiero comune di tutti. Quando si dice che vincere è bello, probabilmente è vero, ma forse perdere forma un po' di più che vincere. E quindi credo che l'arbitro abbia questo compito ingrato di essere il controllore, essere magari il garante delle due culture, quella della vittoria e quella della sconfitta. Purtroppo non sempre riesce a essere influente e questo purtroppo fa parte del ruolo dell'arbitro, però ecco, credo che sia importante oggi considerare questa figura parte attiva del calcio. Oggi io ho sposato in pieno il vostro invito, nonostante sia il 28 di dicembre per tutti, e credo di averlo fatto nel miglior modo perché ho portato con me la famiglia. Sono qua con mia moglie, con i miei due figli, il grande gioca a calcio, è la prima volta che viene qui dentro e quindi è rimasto felicissimo, ho guardato la partita, ho visto la finale, è rimasto contento di questo e dell'ambiente. Ecco, questo penso sia il momento più bello, coinvolgere le famiglie, essere tutti insieme, divertirsi. Non sempre riusciamo a divertirsi la domenica, il sabato, durante gli allenamenti. Quindi il mio invito, oltre a augurare a tutti un buon fine anno, inizio anno nuovo, è di tornare veramente tutti a divertirsi, dai più grandi ai più piccoli, dagli allenatori, dai calciatori, dalle famiglie,
vivere momenti di gioia all'insegna dello sport. Questo è l'augurio che sento di fare a tutti voi. Ringrazio ancora la famiglia Bosi per l'invito. Un augurio a tutte e quattro le società che oggi sono qui in rappresentanza e a partecipare a questo torneo. E buon anno ancora a tutti. Grazie. Una scena in cui oggettivamente mi hai detto una lezione di politica pratica, perché era un uomo di uno spessore incredibile, politica sportiva, quindi io che sono cresciuto nel mondo delle società sportive, che parlava con una persona che ha fatto l'assessore allo sport e ha fatto la storia della politica sportiva a Firenze, che prendeva migliaia di preferenze, va bene? Proporzionalmente milioni rispetto a qual è l'universo delle preferenze, e mi spiegava qual era il suo modo di ragionare. E una parte che diceva Tiziano è quella del rispetto delle regole, che è importantissima, perché quando, e non è applicabile solo al mondo dello sport, perché gli arbitri, tanto odiati, tanti bistrattati, però alla fine non solo fanno parte dell'universo mondo calcio, ma presidiano il rispetto delle regole, che è un modo di vivere che noi tutti insieme dovremmo capire, perché si combatte sempre, ma si combatte sempre rispettando quelle che sono le regole che ci sono state impartite, perché si combatte rispettando le regole. Una volta che si è perso o abbiamo vinto in questo modo, poi magari torniamo a portare il nostro pensiero all'interno del nostro ambiente. Questo è un meccanismo fondamentale, non è che non rispettando le regole ci comportiamo in un certo modo. Credo che oggi anche la presenza del Comitato regionale sia importante, perché è fondamentale per i nostri ragazzi imparare a stare nel mondo, e cominciamo dall'ambiente del calcio. Abbiamo visto in questo periodo anche esempi brutti, va bene, che non sono minimamente legati. Io condivido le parole che ha detto Paolo quando ha detto che non è il calcio giovanile un calcio violento. Abbiamo sicuramente però nel corso di questi 30 anni visto dei cambiamenti. Allora, lo raccontavo prima al presidente regionale toscano, alla Laurenziana, una società del quartiere 5, un ragazzo che era iscritto lì nel 2007 si è tolto la vita, va bene? È una cosa che ci ha segnato tantissimo. Primo perché è chiaro che vedi il dolore della squadra, il dolore che può essere provocato da una morte innaturale, no? Che è quella di un ragazzo del 2007, in cui un po' tutti noi ci sentiamo responsabili perché non abbiamo saputo intercettare minimamente il problema che c'era. E secondo me una risposta a questi cambiamenti sociali che avvengono, che sono avvenuti nel corso di questi 20 anni, può rappresentare davvero il Comitato regionale toscano, può rappresentare davvero il Memorial Francesco Bosi, può davvero essere rappresentato dal ruolo degli arbitri e anche dal ruolo di tutti noi. Allora, io credo che portare avanti occasioni come queste e una promozione davvero di quello che sia la risposta che il mondo del calcio può dare alle problematiche di tutti i giorni di questi ragazzi, perché alla fine pochi riusciranno a fare calciatori professionisti, mi auguro più possibile. Però tanti si saranno formati e avranno imparato a essere uomini qui dentro. Io credo che questo sia il grande ruolo che ha il Comitato regionale toscano e che hanno tutte le società sportive, quello di creare degli uomini. Quindi mi prendo l'impegno come Comune di Firenze a fare in modo che con gli arbitri di poter creare, magari in base ai quartieri, quell'esempio virtuoso che è stato fatto dalla Presidente dell'Affico e dal Direttore Generale Giotti con gli arbitri, spiegando quali sono i nuovi regimi sanzionatori, quale magari è un approccio che si può fare con gli arbitri. Ci possiamo anche parlare, no? A volte può succedere che ci possiamo parlare oltre che essere ossequiosi in campo. Credo che possa essere una bella cosa da portare avanti nel comune, quello di mettere insieme le società sportive per poter interloquire con gli altri. Quindi grazie a tutti, è un piacere essere qua, perché ricordare chi ha dedicato la vita allo sport e alle società sportive è secondo me un grandissimo modo per ricordare la memoria di vostro padre. Grazie.
piacevole perché io sono stato un grande amico di Francesco Bosi. Insieme abbiamo fatto diverse iniziative, compreso il torneo esotico, e che lui va già al mondo del società sportive con quello del calcio. Zoli, chi è Zoli? Cioè, Zoli è stato il presidente della sezione di Firenze, del Dacchi, una sezione che ha dato grandi arti, tanti arti, e bravi, luci e altri. E quindi c'era già questa idea di confrontarsi tra società e arbitri, appunto nel rispetto delle dignità sia degli uni che degli altri. Un confronto, perché quando ci si confronta si migliora tutti. Si riesce anche a smussare tanti angoli che possono portare anche a forme di violenza. Parlarsi vuol dire capirsi. Ed è un compito che noi dirigenti dobbiamo portare avanti, sempre. Non chiudersi nei propri spazi, perché così facendo non avremmo neanche capito il messaggio di Francesco Bosi, che invece è sempre stato un uomo di altro, sempre. E rispetto a ognuno delle proprie idee, per l'amor di Dio. Io mi sono trovato benissimo con lui e anche con la famiglia, con tutta la famiglia, con il fratello, con cui sono stato a contatto anche da un punto di vista di professione di medico a Careggi. Una bella famiglia veramente, di riferimento per tutti. E quindi lo ricordo tutti gli anni, partecipando a questa manifestazione, che era per un certo periodo è stata, diciamo così, un po'. Come si può dire, non messa da parte, ma insomma per una serie di ragioni non avevamo continuato il percorso, e invece per fortuna abbiamo ripreso e quindi credo che dovrà continuare con le maggiori frequenze o con altri aspetti, vediamo come, sempre per migliorare questo concetto di dialogo, di confronto e di rispetto reciproco. Francesco Bosi è un uomo di principi, ma anche di, appunto, di dialogo, di confronto, di tolleranza. Era un uomo tollerante, anche se era un uomo duro per certi versi, perché su certe questioni non derogavano mai di rispetto alle regole. Come dovremmo fare noi? Però le regole devono essere giuste. E per farle e farle capire a tutti bisogna parlarne tutti, dare il nostro contributo e cercare di fare regole che possano essere capite e recepite non come qualcosa di imposto, ma perché è giusto fare così. La società oggi, specialmente in questi momenti abbastanza difficili, hanno bisogno di parlarsi, gli uomini hanno bisogno di parlarsi, se no ci si chiude il nostro telefonino e il discorso è già finito. Ma così avremo delle sofferenze civili e sociali importanti. Invece, dedicando al colloquio, al confronto e non solo al giochino del telefonino, si diventa migliori tutti. E questo è quello che avrebbe voluto Francesco, perché si è sempre impegnato in questo senso. Mi ricordo quando era sottosegretario alla difesa, perché è stato ministro, ha promozionato il calcio nelle forze armate, per cui come vedete era un uomo che voleva molto bene allo sport e aveva capito che lo sport, come oggi la Costituzione per fortuna ha recepito, è un diritto dei cittadini, non è solo qualcosa di che si fa, premiazione Rio Marina, Marco Landi, consigliere regionale in Aula Magna a Coverciano. Grazie.
Africo, terzo classificato. Premiazione la Strisana, seconda classificata, la Rondinella ha vinto la finale 3-0. Che vince il secondo Memorial Bosi, Francesco Bosi, 3-0 sulla Lastrigiana. Più giovani sempre la scelta. No, forse. De Basco,